Benvenuti al Tg10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al botta e risposta immediato tra il sindaco di Gela Domenico Messinese e il consigliere comunale la Grillina Virginia Farrugia che ieri a nome del meetup del Movimento 5 Stelle ha attaccato il primo cittadino e la sua giunta. Botta e risposta immediato, così come avviene nel gioco delle parti, soprattutto in politica, tra il sindaco di Gela Domenico Mestinese e il consigliere comunale la grillina Virginia Farrugia, che ieri, attraverso una nota del meetup del Movimento 5 Stelle, si era scagliata contro il primo cittadino e la sua giunta, elencando una serie di problemi non risolti ed accusando la compagine di governo di improvvisazione e di presappochismo. Per Messinese si tratta di un minestrone freddo di menzogne per coprire agli occhi degli elettori un anno di omissioni in Consiglio Comunale. Volendo sorvolare sul discutibile sostegno che certi grillini hanno accordato alla mia persona in campagna elettorale, dice Messinese, di certo se il tempo perso a lanciare invettive contro l'amministrazione comunale fosse stato speso ad un confronto sano e costruttivo sui drammi ereditati dal passato, almeno avrebbero salvato un'immagine positiva delle proprie condotte. Il loro astio politico, venuto fuori in tutta la sua bassezza dopo la bocciatura dei tre assessori di riferimento, è superiore alla memoria del programma elettorale che abbiamo condiviso. Il sindaco dice che sta per depositare la sua relazione annuale e, oltre ad aver aperto nuovi spazi di operatività, sono stati realizzati già nell'arco di questo primo scorcio di mandato numerosi punti della città in comune, i cui contenuti sono ancora consultabili sul blog di Beppe Grillo: la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il bilancio di previsione approvato in giunta in tempi prima inimmaginabili, l'istituzione dell'ufficio Europa e Bandi, le bonifiche in area SIN, le battaglie per la democratizzazione dell'acqua, l'istituzione dell'ufficio di piano per il PRG, la mobilità sostenibile, lo sviluppo dei mezzi pubblici, il monitoraggio dei servizi dell'ASP, il master plan dell'area portuale, la nuova area mercatale, i progetti di smart city, co-working, sono alcuni dei traguardi del programma, aggiunge Messinese, che abbiamo raggiunto in pochi mesi, nonostante quel le espulsioni virtuali che ultimamente il Tribunale di Napoli ha dichiarato nulle in quanto violano il codice civile. Ma a parte le questioni di legittimità continua il primo cittadino, per ora mi preme domandarmi se anche il gruppo consigliare eletto alle stesse amministrative di un anno addietro possa vantarsi, come l'amministrazione comunale, di avere onorato anche e solo in parte i patti con gli elettori, chiariscano le condotte perseguite dopo le elezioni in tema, ad esempio, di gettoni di presenza e incarichi vari. Se i loro attacchi spregiudicati nascono con lo scopo di voler distogliere l'attenzione dei cittadini dalle loro inefficace politiche, io, dice Messinese, non mi mi presterò certo a questo gioco al massacro, ma a concluso continuerò a lavorare costantemente per il bene di una città già stanca dei nuovi Pokémon Go della politica. E adesso occupiamoci della presa di posizione da parte del dirigente scolastico dell'Eschilo di Gela in merito alla presenza giorni addietro del sottosegretario all'istruzione Davide Farone. Sarebbe stato giusto, dice Gioacchino Peritteri, che l'esponente del governo Renzi, oltre ad incontrare giustamente il ragazzo autistico che ha conseguito il diploma, incontrasse anche una, una rappresentanza della scuola. Una contraddizione in termini con la sua funzione istituzionale. Quale senso delle istituzioni può avere un sottosegretario all'istruzione che non si interfaccia con la scuola nel fare una visita, anche privata, ad uno studente per i suoi successi scolastici? O forse non sa il sottosegretario della buona scuola che dietro, sotto, sopra, a fianco nel successo scolastico di uno studente vi è complementare e sinergico a quello di una famiglia splendida il lavoro quotidiano di una scuola che programma, ricerca, sperimenta e attua percorsi non sempre semplici e lineari, come nel caso di Samuele, dalle cui difficoltà siamo riusciti a trovare. Opportunità e risorse per una prospettiva inclusiva? Ha preso carta e penna il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo di Gela, Giachino Pelliteri, stigmatizzando la presenza di Davide Faraone, giorni dietro, in città per far visita allo studente Samuele Di Natale, 19 anni, il ragazzo autistico che ha affrontato, superando regregiamente, gli esami di maturità proprio nella scuola diretta da Pellitteri. Forse non comprende il sottosegretario all'istituzione, dice Pellitteri, possibilmente maldiretto dai suoi amici politici, che la sua visita, compiuta senza una rappresentanza della scuola, è una contraddizione in termini con la sua funzione istituzionale? Se poi è pubblica senza la scuola, la visita non rivela sensibilità, prossimità e senso delle istituzioni, ma diventa un'occasione apertamente maldestra di sfruttamento a fine politico e propagandistico dei problemi e del lavoro altrui. E dire che per consentirgli di fare in futuro altre visite per congratularsi con studenti come Samuele, di cose da comunicargli, continuo per ne avremmo avute e ne abbiamo parecchie, non ultimo il rispetto, dovuto alla specificità di ciascuna scuola e della sua autonomia. E speriamo che a breve ce ne dia l'opportunità, magari senza tv e amici di partito, al seguito, allo solo scopo di cercare soluzioni per migliorare la capacità della scuola di affrontare nel presente e nel futuro situazioni e casi come quelli di Samuele o di Giulia. Mi spiace in questa vicenda che quanti ne hanno curato in qualche modo la gestione in passato e sempre, da me e dalle scuole che ho avuto modo di dirigere, sono stati trattati con il rispetto che si deve a chiunque svolga o abbia svolto funzioni istituzionali. Prendiamo atto con rammarico del comportamento altrui, chiude il dirigente scolastico, che definire irrispettoso è eufemistico, ma continuiamo a svolgere il nostro lavoro e la nostra funzione educativa col senso istituzionale che ci appartiene, senza prendere esempio da chi il buon esempio ci dovrebbe dare senza però riuscirvi. La pagina della cronaca giudiziaria è indagato per svariati reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone perpetrati nell'anno in corso, tra i quali numerosi furti aggravati commessi mediante l'uso di violenza sulle cose e sulle persone. Si tratta del Niscemese di 48 anni, Rocco Nisi, che vediamo nella foto, arrestato dalla polizia. Più volte l'uomo si è reso responsabile di evasione violando ripetutamente la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto allontanandosi dalla sua abitazione ora è stato raggiunto da un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta del pubblico ministero Rocconi si è stato tradotto nel carcere di Napoli. Passa da Gela un pezzo della via francigena di Sicilia che un gruppo di studiosi hanno riportato alla luce. Grazie alla sinergia tra il cantiere Gela, la Casa del Volontariato e Piccola Casa della Divina Misericordia, la città gelese offrirà ospitalità a dieci pellegrini in cammino già da alcuni giorni. Con la collaborazione della Proloco Gela e dell'associazione Geloi Trischelion si getteranno le basi per segnare tramite apposita segnaletica il percorso Litoraneo della via Francigena che passa da Gela ed il supporto logistico ai pellegrini. Il gruppo dei camminatori della via Francigena di Sicilia sarà accolto domani dai volontari della comunità urbana di Cantiere Gela e sarà eh, ospitato mh, eh, per una notte presso la Casa della Divina Misericordia. Alle 17 si ritroveranno in una nota area di servizio a Macchitella, alle 18 saranno in piazza Umberto I e alle 19 previsto l'incontro nella casa della piccola eh, eh, divina misericordia. L'occasione servirà per fare il punto sulla via francigena in Sicilia e sulla tappa di Gela per provare a tracciare il percorso come avviene in altri paesi del mondo, dando, se vogliamo, informazioni e supporto logistico ai pellegrini che decidono di mettersi in viaggio alla scoperta degli altri e di se stessi. Nessuna polemica o attacco frontale ai vertici del CAS, il consorzio Autostrade Siciliane, ma si vuole semplicemente ricordare che a rievocare questa infrastruttura dimenticata e abbandonata al suo inesorabile destino sono state le federazioni sindacali del settore delle costruzioni della provincia di Caltanissetta, senza per questo volersi conferire alcuna paternità. Stiamo parlando dell'autostrada Siracusa-Gela. Giorni addietro si è svolto l'incontro tra il presidente del CAS, Rosario Faraci, e i sindaci di Ragusa, Santa Croce Camerina come Acate, Vittoria, Rosolini e Gela per fare il punto sul completamento dell'asse viario pensato e progettato circa 50 anni fa quando si parlava di sviluppo per aree omogenee. L'iniziativa è stata lodevole, dicono Dalton Di Dio della Feneal Will, Francesco Iudici della Filca CISL e Francesco Cosca della Fillea Cigelle. Un bel 10 in pagella sarebbe il minimo da assegnare per il compitino in classe, ma chiediamo semplicemente, aggiungono i sindacalisti, di essere coinvolti nelle prossime iniziative, di essere convocati e partecipare ai tavoli negoziali. Senza voler essere secondi a nessuno, basta una ripassata veloce degli ultimi due anni per ricordare le iniziative intraprese. Nel marzo del 2014 si è svolta la manifestazione Ricolleghiamoci seguita da un primo incontro al Comune di Gela, il mese dopo con la partecipazione del Presidente del Consorzio Autostrade Siciliane. Nel novembre dello stesso anno la seconda riunione in Comune seguita dalla manifestazione Evitiamo la desertificazione dell'aprile 2015 che ha fatto tappa presso lo svincolo dell'autostrada Gela-Siracusa. Le federazioni sindacali vogliono essere parte attiva per il progetto di completamento tanto che qualche settimana dietro è stato richiesto un incontro al sindaco di Gela domenico messinese che probabilmente afflitto da mille altri problemi non ha convocato il sindacato proprio sul tema della Gela Siracusa. Le federazioni sindacali del settore delle costruzioni della provincia di Caltanissetta intendono lasciare il loro marchio di fabbrica al territorio con la realizzazione di un'opera strategica sotto l'aspetto dello sviluppo economico, industria, agricoltura, turismo e della viabilità. Per non parlare della ricaduta occupazionale che interesserà le comunità del comprensorio, dai lavoratori edili a tutto l'indotto che solitamente circonda la realizzazione di un'infrastruttura, la cosiddetta funzione anticiclica del settore delle costruzioni. Siamo il territorio delle occasioni perdute, siamo pronti, chiudono le sigle sindacali, ad attivare tutte le iniziative di lotta necessarie per il completamento dell'autostrada Gela-Siracusa. Intanto domani alle 16 presso la sede del consorzio in contrada Scoppo, il presidente del Consorzio Autostradale Rosario Faraci ed il Presidente dell'Ordine dei Geologi di Sicilia Giuseppe Collura sottoscriveranno un protocollo d'intesa per l'utilizzazione nei lavori della professionalità dei geologi per le attività ricadenti nel contesto della geologia applicata all'ingegneria, indagini, monitoraggi e rilievi. Il CAS quindi situirà con evidenza pubblica un albo dei geologi valutando di volta in volta l'insediamento del geologo nel contesto delle gare e dei cantieri. Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Don Giulio Scuvera ed il centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo, assieme all'associazione Gaudium et Spes Don Giulio Scuvera, lo ricorda nella parrocchia San Tommaso a Butera. L'appuntamento è previsto per sabato 23 luglio alle 19, con una solenne celebrazione eucaristica. E adesso parliamo della gestione del campo sportivo Vincenzo Presti di Gela, ci sono novità, sentiamola. Salvatore Cerra, lei aveva presentato qualche settimana dietro una mozione in merito alla gestione totale del campo sportivo Vincenzo Presti. Mozione che ieri è stata approvata dal Consiglio Comunale. Le chiedo subito cosa accadrà che da oggi il Gela Calcio è proprietario dell'impianto sportivo di Contrada Giardinelli? La mozione prevede. Intanto eh, il contenzioso tra il Comune e la Limonta, che è la ditta eh, che ha fatto eh, il mando erboso. C'era un contenzioso e ieri l'amministrazione ha dichiarato in aula questo contenzioso si è chiuso positivamente, quindi la Limonta può, mettere, eh, diciamo, può iniziare i lavori del rifacimento del mando erboso, dopodiché, Sempre la stessa mozione parla di ristrutturazione dell'infermeria, del, dello stabile dei, dei giornalisti, del settore giornalisti e, e quindi anche del, diciamo, del rifacimento in parte dei bagni pubblici e della curva. Facciamo una domanda più diretta: è il GELA che si occuperà in toto della gestione del campo? Ma noi diciamo intanto la mozione è un atto di indirizzo. In questo atto di indirizzo abbiamo, tra virgolette, suggerito all'amministrazione che può essere il gelacalcio a eh, gestire e quindi poi sembra l'amministrazione cercherà i modi e i criteri da stabilire con il gelacalcio in modo tale che non eh, graverà alle casse comunali. Quindi questa è una cosa che aspetta l'amministrazione. Noi come Consiglio Comunale ieri all'unanimità dei presenti abbiamo dato, abbiamo suggerito e quindi abbiamo votato un atto di indirizzo che suggerisce all'amministrazione di parlare con la prima società. Eh, calcistica che abbiamo a Gela e Dunque le altre società che volessero eh, recarsi al campo sportivo Vincenzo Presti per gli allenamenti o le partite dovranno rivolgersi al Gela? Ma, eh, ripeto, eh, sono criteri che sceglierà l'amministrazione ovviamente il campo eh, è un campo pubblico, possono giocare tutti eh, sicuramente abbiamo un secondo, una seconda struttura sportiva che è quella dell'Enrico Mattei che eh, giustamente potrà essere utilizzata dalle società minori poi sarà evidentemente sempre l'amministrazione a scegliere, a decidere le modalità eh, per come affrontare meglio la situazione. Ma il restyling vero e proprio dello stadio, del campo, del treno di gioco malmesso messo purtroppo quando partirà? Considerato che poi alla fine sia la rimonta che l'amministrazione comunale hanno trovato, se vogliamo un accordo. Ma infatti la priorità della mozione eh, riguardava solo l'omologazione eh, diciamo, eh, del, del Manderbosio e questo mi ha assicurato, ha assicurato tutti, ieri l'assessore Morello che partirà, Partiranno i lavori ben presto, quindi anche entro la prossima settimana. E, mentre per quanto riguarda la struttura, dovrà, in questo momento la gestione è del, del comune, quindi è il comune che deve prendersi l'obbligo di fare i lavori. Poi, se trovano un, eh, diciamo, un accordo o parlano con eh, delle società, in questo caso, come abbiamo fatto ieri, parlare, abbiamo suggerito di parlare con il Gela Calcio e saranno altri a farlo e quindi non aggravare le spese comunali, secondo me è ben venga. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. L'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio con inizio alle 9 presso l'aula formazione della sede operativa di Via Falcone in Contrada Brucazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio. Gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici allo 0933 91 4419, c'è anche un indirizzo di posta elettronica giubbeditaliagela.com e c'è anche la pagina Facebook Giubbeditalia Gela e si terrà nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolto ai volontari delle associazioni aderenti al Coresa, il coordinamento regionale sanità. L'evento è organizzato da Pubblica Assistenza Procivis, Protezione Civile di Gela, in collaborazione con l'assessorato alla salute della Regione Siciliana e si terrà nei locali di via Ossidiana al numero 23 a Gela. Ci fermiamo linea alla regia. ya per la publisita. Seconda parte del telegiornale, proseguono gli appuntamenti con i venerdì letterari all'Eschilo Lab di Gela il prossimo 22 luglio alle 19.30. La Libreria Montadori in collaborazione con l'assessorato alla cultura presenterà il libro I prigionieri di Sirte di Nino Mirazzo. Dialogherà con l'autore Roberto Tufano. E si rinnova l'appuntamento con la manifestazione L'estate gelese con la musica colta, promossa dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela col patrocinio del... Comune. Domenica 24 luglio alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine è previsto il concerto lirico del trio Micaela d'Alessandro, soprano, Salvo di Salvo baritono e Annalisa Mangano, pianoforte. Il direttore artistico della manifestazione è il maestro Crocifisso Ragona. La sostampa regionale si dà appuntamento per un sit-in davanti al Tribunale di Caltanissetta dove era prevista l'udienza del processo d'appello a carico dei giornalisti Io Trovato e Giulia Martorana, a processo per non aver rivelato le fonti di una notizia. Noi vogliamo essere qua per diciamo, manifestare, per far sentire la nostra vicinanza, la vicinanza del sindacato siciliano nei confronti dei due colleghi che pagano il fatto di una norma assolutamente diciamo, ormai anacronistica e assolutamente ingiusta. La Procura Generale ha ritenuto di dover fare appello e vediamo ora appunto come si svilupperà questo procedimento noi lo seguiamo molto da vicino e offriamo diciamo, il nostro sostegno a entrambi i colleghi in nome diciamo, di un diritto che è quello anche dei pubblicisti di non, eh, non rivelare la, la fonte delle, delle loro informazioni e in attesa che questa norma venga, possa essere rivista a livello nazionale perché diciamo, è ormai assolutamente anacronistica, è considerato che ormai i pubblicisti svolgono, eh, diciamo, sono equiparati, con attività a tempo pieno, così come i professionisti che svolgono questo lavoro. E in questo progetto capita appunto in un momento particolarmente difficile per l'intera categoria e quindi il sindacato sta serrando le fila su una serie di problematiche che sono la tutela della, del diritto di informazione e della tutela di questo lavoro che giorno dopo giorno Diventa sempre più difficile. La questione è semplice, secondo me la libertà di informazione è una cosa seria. e eh, Non rivelare la fonte di una notizia confidenziale è una questione d'onore prima di tutto. Io oggi sono qua per avere difeso il diritto-dovere di un giornalista di fare cronaca e di poter eh, mantenere riservata appunto eh, il nome di una fonte confidenziale. L'accusa è favoreggiamento nei confronti no. di ignoti e questo ignoto che secondo gli investigatori avrebbe violato la legge. Eh, non ha fatto altro che dare una notizia a un giornale. Nello stesso giorno la riunione dell della giunta regionale della sua stampa si è spostata presso l'istituto Testa Secca per discutere di vari temi che riguardano l'attività giornalistica siciliana, come ad esempio la situazione degli uffici stampa. E ora parliamo del gioco calcio in ritiro dall'un discorso a Zaffarana e Tanea, venerdì prossimo, prima amichevole per la compagine allenata da Toto Brucculeri. Prima amichevole stagionale per il Calcio in ritiro dal discorso scorso a Zafferana Etnea. La compagine azzurra venerdì affronterà il team del Football Sicily, una rappresentativa composta da giovani in cerca di una squadra. Sarà l'occasione per il tecnico Todo Bruculeri di vedere all'opera in una partita vera e propria la sua creatura che, come già detto, dai vertici della società, punta ad un campionato d'elite in Serie D. Tu vede una persona molto ambiziosa, è chiaro che non lo soffro io, no? Non so, fare i conti con, con il campo, con, eh, cercando di allestire una buona squadra e dando soddisfazione soprattutto ai tifosi, insomma. sono tifosi passionali che meritano anche di grande soddisfazione per, per come trascinano la squadra e per il calore che danno. Intanto non escluso che giorni possa essere ufficializzato l'acquisto dal centrocampista Francesco Evola che si sta allenando con il Gela. È un giocatore che io, è un giocatore che già insomma l'assessore calcistica parla chiaro, per cui io sto cercando in tutti i modi di poterlo mettere, diciamo, fisicamente a posto. Io sono convinto che nel momento in cui ci supererà questo gap intermenziale di una fatica non indifferente. Sicuramente sarà un giocatore che può fare la differenza. Tra qualche giorno scatterà la campagna abbonamenti e dai tifosi si aspettano segnali incoraggianti. Da due anni che sono a Gela, per cui mh, ormai mh, conosco il pubblico gelese. Il pubblico gelese vuole interpretare sempre la parte del protagonista. Cioè, nel momento in cui si viene a creare un entusiasmo... Eh, per loro è qualcosa di importante. Invece, se, se l'argomento rimane piatto, non è un lavoro, non dà tanta adrenalina, per cui, bisogna dare grande motivazione per allo stagno. Primo trofeo podistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio a Marina di Acate l'iniziativa è dell'associazione contro le stragi della sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino. La gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Gran Prix Provinciale Senior Master. Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 27 luglio all'indirizzo Mail sicilia chiocciola maisdam.it La pagina del teatro non lo faccio più: è la commedia che sarà portata in scena dalla compagnia teatrale Antidoto di Gela venerdì 22 luglio prossimo alle 21 presso l'arena All'Aperto del Teatro a Macchitella. L'ingresso, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.